Il paradiso, puntata 6 marzo, i Colombo si incontrano di nascosto. Nel corso della puntata della settima stagione del Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 6 marzo su Rai 1, Ezio e Veronica proveranno a rintracciare Carlos in Argentina perché vorrebbero che l'uomo si prendesse le proprie responsabilità di padre. Intanto, Matilde non riuscirà a raccontare ad Adelaide quello che sta tramando suo nipote. Mentre non risparmierà la sua indignazione per la copertina del Paradiso Market fatta da Diletta D'Ambrosio. Successivamente, Elvira vorrà prendere la patente di guida ed emanciparsi. Nel frattempo, Umberto e Ludovica inizieranno ad essere infastidite dalla liaison tra Marcello e la nobildonna di Sant'Erasmo. Infine, Ezio e Gloria decideranno di incontrarsi segretamente. Nella prima parte della puntata del Paradiso delle Signore, Veronica sarà molto turbata per il futuro di sua figlia ora che ha scoperto che aspetta un bambino e che è senza un marito. Per questo motivo, Ezio e la sua compagna penseranno che la scelta migliore sia rintracciare Carlos in Argentina e parlargli. Nello specifico, il signor Colombo vorrebbe che il giovane Garcia si prendesse le proprie responsabilità da futuro padre. La situazione andrà man mano a peggiorare, poiché la preoccupazione per la giovane Venere crescerà sempre di più. Pertanto, Teresio dovrà momentaneamente rinunciare a vivere il suo amore liberamente con Gloria. Dopodiché, i coniugi Colombo decideranno di incontrarsi di nascosto. Successivamente, Matilde sarà sempre più interessata ai progetti di suo marito che le confesserà di voler aprire il più grande atelier di moda proprio di fronte al Paradiso delle Signore. Tuttavia, la donna non riuscirà ad ammettere ad Adelaide cosa sta tramando suo nipote. Invece, riuscirà subito a criticare la nuova copertina del Paradiso Market dedicata all'articolo di Diletta D'Ambrosio sull'educazione sessuale. La signora Frigerio non risparmierà una goccia di indignazione nei confronti della scelta di Vittorio Conti e si dissocerà dal testo che molto presto inizierà a fare scalpore e creare dissensi tra lettori e clienti del magazzino. Nella parte finale della puntata del Paradiso, Umberto e Ludovica saranno particolarmente infastiditi della relazione sentimentale che stanno intrattenendo il giovane barbieri e la nobildonna di Sant'Erasmo. Nel frattempo, Irene chiederà ad Alfredo di mantenere segreto il loro fidanzamento. Infine, Elvira uscirà allo scoperto ed esprimerà il suo obiettivo, prendere la patente di guida ed emanciparsi come donna.